Buongiorno a tutte, questo è un video diverso dal solito, lo so, ultimamente lo sto dicendo spesso, scusate, ma non mi viene altro modo per dirlo. Comunque andiamo per ordine. Chi mi segue da diversi anni sa che io in passato ho fatto dei corsi con dei gruppi nel quale portavo una mia creazione e insieme realizzavamo questa creazione. Poi, un po' per impegni personali, un po' perché la pandemia, non ho potuto fare più questi corsi ho ripreso a farli soltanto da qualche settimana. Però, ferme tutte, non i corsi per i gruppi. Per quello purtroppo un po' il tempo a mia disposizione è veramente risicato, un po' perché è difficile cercare di incontrarci tutte e decidere un giorno e una data. Quindi per voi di Caserta e di Napoli vi dico già che i corsi di gruppo li faremo più in là. Per adesso ho iniziato a fare corsi privati, nel senso che al massimo ci sono una, due, tre persone che comunque si conoscono tra di loro, già si vedono, quindi io devo solo raggiungerle. Come vi dicevo, ho riniziato questi corsi grazie a due ragazze di Napoli che mi hanno contattato, che un tempo fa fecero il corso insieme a me e mi hanno fatto vedere la foto di uno smanicato che indossava una cantante e che loro adoravano ma che volevano modificare un po', solo che non erano capaci, e quindi mi hanno chiesto: puoi realizzarlo tu e poi facciamo un corso nel quale ci insegni come fare? E io ho accettato, ho realizzato questo smanicato, loro lo hanno adorato e abbiamo iniziato a realizzarla. Mentre lo realizzavo, io avevo già iniziato a registrare il video tutorial, però poi mi sono ricordata una cosa. Anni fa, quando io terminavo il corso, mettevo online il tutorial di quello che avevo realizzato il corso e sono stata un po' criticata perché dicevano che non era giusto nei confronti di chi aveva pagato per acquistare il mio filato, aveva perso tempo per poter partecipare e via discorrendo, poi si trovava online un tutorial che alla fine avrebbero potuto fare da sole. E quindi, ricordandomi ciò, mi sono bloccata e ho detto: cosa devo fare per accontentare tutte? Sono partita da questo, ho messo la foto sui social per vedere se questa creazione poteva interessare, e il feedback che ho ricevuto era positivo e molti mi avete scritto che è bello quando esce il video, ma c'è uno schema. E quindi vi dico già, lo schema in generale non esiste, è comunque un punto, sono due punti che ho mischiato io tra di loro, quindi diciamo che sì, singolarmente li potete trovare, ma uniti no. E quindi lo schema l'ho creato io, è uno schema, e ve lo faccio vedere, dove spiego passo per passo appunto come realizzare questo smanicato. Quindi c'è la mia foto, le misure della mia taglia, i passaggi dei ferri per poter realizzare il motivo, quanto ho lavorato, quanti motivi secondo me dovete andare a fare se siete una taglia più grande. Ok, sì, cioè è proprio un video tutorial però scritto. Quindi, per chi vuole realizzare questo smanicato, per farlo dovete fare così: acquistare il filato presso il mio sito Filati Elsa o contattandomi tramite WhatsApp o tramite Facebook. Non dovete per forza scegliere il mio stesso filato, io l'ho fatto con l'alpachino, però voi mi potete dire: no Elsa, l'alpachino non mi piace, preferivo qualcosa di sfumato, tipo non lo so, l'incantesimo, o anche perché no il margarita che è più doppio perché lo voglio più doppio, oppure no Elsa, ma io volevo qualcosa tintunita semplice, quindi preferisco l'aladino o il calico. Ok, nessun problema, io naturalmente vi dirò quanto ne dovete acquistare per poter realizzare lo smanicato, e quindi dentro al pacco voi riceverete lo schema scritto. Ma non solo, potete anche accedere al video tutorial. Il video tutorial tra venerdì e sabato sarà sul mio canale, ma sarà privato e sarà possibile vederlo soltanto se, acquistando il filato da me, mi dite: Elsa, non mi piacciono gli schemi, io voglio il video tutorial, oppure Elsa, io voglio tutte e due. E sono iscritta al canale con il nome di Maria Francesca Russo. Ok, e sono iscritta al tuo canale, perché oltre ad essere iscritta a YouTube dovresti essere iscritta al mio canale, perché altrimenti non vi trovo e non vi posso inserire nella lista delle persone che possono vedere quel video. Quindi, dandomi il vostro nome, una volta che io vi spedisco il pacco, vi do la possibilità di vedere il tutorial. Quindi vi inserisco nella lista delle persone che possono vedere il video. Questo, ripeto, lo faccio per tutelare e non ricevere critiche da chi perverrà al corso. So che è una cosa un po' difficile da accettare, però spero che capite perché sto agendo in questa maniera. Scusatemi.
Naturalmente, per quanto riguarda l'iscrizione al canale YouTube, il nome vostro è quello con cui vi siete iscritte. Per essere chiari, io tipo su YouTube sono un centanno con Elsa, infatti vi commento sotto come un centanno con Elsa, commento sotto i video di altri YouTuber come un centanno con Elsa. Quindi voi dovete dirmi il vostro nome con il quale siete iscritte su YouTube e con il quale siete iscritti comunque anche al mio canale. Per iscrivervi al canale basta cliccare su iscriviti e quindi siete iscritti, non dovete fare nient'altro. E quindi poi voi avrete l'accesso appunto a vedere il video tutorial di questo smanicato. Allora, molte di voi mi potrebbero dire: ma perché invece di fare questo non fa il canale di abbonati come hanno anche altri YouTuber? Vi dirò no, perché io non è che faccia tutte queste creazioni per i corsisti. Questa creazione che mi vedete addosso, è vero, l'ho creata per due ragazze che me l'hanno richiesta, ma l'ho fatta vedere anche ad altre due signore con il quale devo iniziare a fare dei corsi, e una ha detto: ah, perfetto, mi piace, la voglio così. Un'altra mi ha detto: ah, Elsa, bella, però non mi piace il collo. Ok, facciamo il collo in maniera diversa, un girocollo, e quindi farò lo stesso smanicato ma con il girocollo, in modo da farle capire come fare il girocollo. Quindi, come potete vedere, io faccio una creazione ma che farò vedere a molte, e i corsi non durano una o due settimane, durano anche di più, perché il tempo di incontrarci è poco per entrambi. Molti di noi, c'è chi studia, chi lavora, chi comunque si occupa dei nipotini, e quindi non abbiamo il tempo di incontrarci tutti i giorni e di poter andare spedite con le creazioni. Quindi è possibile che voi in un mese mi vediate due creazioni, perché una ha detto, mi puoi dire: no Elsa, io voglio qualcosa all'uncinetto e quindi devo creare un'altra creazione. Quindi in un mese potreste vedermi con due creazioni fatte, ma poi può passare anche un mese o due dove io non pubblico niente di queste creazioni per corsisti, quindi questi video privati, e quindi diciamo che l'abbonamento è inutile. L'abbonamento andrebbe bene se io facessi una creazione ogni due settimane, quindi almeno che ne riuscissi a fare due o tre al mese, ma non ho proprio il tempo per poter fare una cosa del genere. Quindi capite perché ho preferito optare per: ok, acquistate il filato, non per forza quello che ho usato io per la creazione, va bene qualsiasi altro tipo di filato, e voi potete accedere al video riservato per poter creare la creazione e avere anche lo schema scritto come ce l'hanno anche le corsiste, in modo tale che per me questo è darvi un qualcosa in più, dandovi anche le istruzioni scritte. E naturalmente nulla cambia, se avete dei dubbi, se usando un altro filato non vi trovate, avete qualcosa, mi scrivete e io vi aiuterò sempre, su questo non cambierà mai. Detto ciò, spero di aver spiegato tutto, noi ci vediamo presto, la settimana prossima, con un altro video di una creazione che ho iniziato a fare, più o meno, ho fatto i primi due giri, quindi piano piano, però la settimana prossima torneranno a uscire regolarmente i video. Per chi vuole questo smanicato, mi contatti già adesso per avere il materiale, e da venerdì ci sarà anche il video per voi appunto che desiderate realizzarlo. Detto ciò, un bacio a tutte e noi ci vediamo presto.